commissario, allora quanto sono importanti momenti come questi organizzati dal Dino Barone del Cerchio, che vede anche la partecipazione di tanti alunni, tanti studenti delle classi? Sono importantissimi, non importanti. È l'orgoglio di essere agrigentini che Pirandello ci ha trasmesso. Ha dimostrato l'uomo, l'autore, il personaggio, che non importa da dove si parte, importa dove si arriva, dove si va, dove si vuole andare. Io da emigrante sono stato orgoglioso quando a scuola studiavo Pirandello, mi sentivo importante grazie a lui, e i nostri giovani devono sapere che possono arrivare lontanissimi partendo dalla Sicilia e parlando siciliano, perché questo era Pirandello. Non era soltanto un letterato, era un siciliano ed era un agrigentino. Noi siamo agrigentini e grazie anche a lui possiamo andare lontano. Alessio Lattuca oggi presenta questa iniziativa del Parco Letterario dell'Ingegnere Barone, un momento sicuramente importante che vede anche la partecipazione di diverse scuole dei vari istituti agrigentini. Una bellissima iniziativa, l'Ingegnere Barone è sempre un uomo di cultura, propone sempre soluzioni importanti per la città. Noi abbiamo aderito come organizzazione, come Confimpresa, e abbiamo siglato, o meglio sigleremo oggi, un protocollo d'intesa che ci vedono in sinergia per azioni comuni anche sotto il profilo occupazionale, perché il parco, che secondo me è stato un po' trascurato nella città come tante altre attività culturali, ha una funzione importante perché è un catalizzatore ed è un'occasione unica per la città, perché è una leva che potrebbe creare nuove attività a servizio di una promozione culturale e turistica importante. Posto che la città sia una città mito, come dire, che piace a tutti i viaggiatori del mondo, forse solo gli agrigentini siamo un po', come dire, teneri sotto questo profilo, non apprezziamo adeguatamente il valore della cultura della nostra città, che spero verrà premiata a breve, perché il paesaggio, l'ambiente, la cultura, i beni culturali sono un valore assoluto per chiunque voglia fare un turismo di qualità, un turismo anche green adesso, perché al di là di quello che è accaduto in passato, per cui la gente andava volentieri nei villaggi, un po' così, questo il nostro potrebbe essere un turismo organizzato per i viaggiatori, perché qua abbiamo un ambiente, non avendo vissuto uno sviluppo industriale fortunatamente come quello che altri luoghi hanno vissuto, noi oggi possiamo offrire un prodotto davvero interessante per il nuovo turismo, come dicono molti in inglese, slow. È un meccanismo importante, ma va organizzato, perché ci vuole marketing, ci vuole una serie di servizi mirati che possano coinvolgere proprio questi flussi che nel mondo ci sono. Tempo fa, quando c'era sindaco Marco Zambuto, io proposi di muoversi per avere il marchio Carbon Free, che è un marchio molto gradito nel mondo per chi ama la natura, per chi ama l'ambiente, per chi vive una dimensione diversa da quella del passato o vuole viverla in questo senso. Carbon free significa libero dal carbone, cioè quello di cui oggi si parla tanto e per il quale ci sono movimenti in tutto il mondo. Ma diciamo 10-15 anni fa non era così aperta la sensibilità verso questi problemi. Oggi con il parco potrebbe svolgere una funzione importante. Noi abbiamo siglato appunto questo accordo perché possiamo creare nuove imprese, nuove opportunità per i giovani, potrebbe avere anche un ruolo di proprio formazione, di attività uniche per i giovani che possono creare flussi turistici, promozione e servizi a quel turismo sia esistente che quello futuro.